Prego, consigliera Salsi. Grazie Presidente. Da un'inchiesta che è stata pubblicata su un quotidiano online emerge una situazione alquanto degradata per quanto riguarda il parcheggio Tanari. Noi sappiamo che questo parcheggio è ampiamente sfruttato dalla città, è un parcheggio nodale al quale le macchine possono accedere anche quando ci sono eventuali limitazioni per il traffico, per poi eventualmente accedere al centro, quindi un parcheggio estremamente utilizzato e mi verrebbe da dire anche insomma presidiato in questo senso, non è in stato di abbandono perché non utilizzato. Quello però invece che è in stato di abbandono è la cura di questo parcheggio. Da questa inchiesta emerge come ci siano i marciapiedi in uno stato completo di abbandono, coperti da erbacce quando non hanno addirittura i mattoni autobloccanti divelti, le rampe, gli scivoli per i disabili sono completamente inaccessibili a causa delle erbacce di detriti che vi si trovano depositate, ci sono sacchi di spazzatura e altri detriti sparsi in giro, una fontanella senza rubinetto e quindi non funzionante, piccole aree verdi che sono ridotte a veri e propri angoli di sterpaglia nonostante ci siano, si intravedono i tubi per l'irrigazione e quindi non si capisce come una struttura che tendenzialmente fa il tutto esaurito costantemente sia in questo stato di sofferenza. Inoltre un'altra segnalazione importante è legata all'utilizzo vero e proprio di questo parcheggio, che è un parcheggio scambiatore. In realtà non si trovano però quelle che sono le informazioni per sapere che è un parcheggio scambiatore. Agli operatori che erano presso il parcheggio è stata chiesta qualche informazione sulla navetta che al sabato e la domenica collega il parcheggio con i T-Days, ma le persone che erano lì presenti non sapevano nulla. Allora a questo punto ho preparato una domanda di attualità per capire innanzitutto se l'amministrazione era al corrente di questo tipo di situazione dello stato di abbandono, a chi sono in capo le varie manutenzioni, come sia possibile insomma che sia in questa situazione, perché denota un'estrema incuria, se non sia il caso di formare il personale di presidio al fine di fornire informazioni sul trasporto pubblico locale agli utenti del parcheggio in modo da migliorare quello che è insomma un interscambio tra la mobilità pubblica e quella privata, se non sia il caso di lasciare del materiale informativo sul trasporto pubblico a disposizione degli utenti del parcheggio attraverso degli espositori con dei volantini o insomma dei manifesti, qualcosa di questo tipo, e come a questo punto intende procedere l'amministrazione per sanare l'attuale situazione e per evitare che si possa ripetere in futuro. Grazie consigliera Salsi. Consigliere Rizzonervo legge la risposta messa a punto. Assessore Rizzonervo legge la risposta messa a punto dall'assessore Colombo. Prego. Grazie Presidente. Gentile consigliera, in relazione ad alcuni problemi di incuria relativi al parcheggio Tanari, va specificato in premessa che ad ATC competono, in base alle vigenti convenzioni tra l'azienda e il Comune, esclusivamente le manutenzioni di tipo ordinario all'interno dell'area oggetto di concessione. Pertanto spettano invece all'amministrazione comunale, nell'ambito delle risorse disponibili, le attività di manutenzione di tipo straordinario e quelle relative alle zone esterne, seppur nelle immediate adiacenze del parcheggio, come ad esempio nel caso di alcuni rifiuti, ritratti lungo le strade di accesso e marciapiedi nelle foto allegate all'articolo che da lei segnalato, circostanza che è stata già inoltrata agli uffici per il seguito di competenza. Per quanto concerne invece le informazioni sul trasporto pubblico, TIPER si è impegnata a verificare con sollecitudine il grado di formazione degli operatori presenti e a integrare le eventuali lacune informative per un miglior servizio all'utenza, a cui è stato richiesto, come giustamente lei ha suggerito, di depositare presso il parcheggio alcuni materiali informativi in merito al servizio di trasporto pubblico disponibile, in una logica di interscambi fra mezzo privato e mezzo pubblico. Grazie Assessore, prego Consigliera Salsi. Io ringrazio l'assessore per la sintetica risposta quanto esaustiva. L'unica perplessità è che se ci sono delle manutenzioni ordinarie in carico ad ATC sarebbe opportuno capire quali sono, perché il taglio del prato non credo che possa essere considerato una manutenzione ordinaria e non sicuramente straordinaria, quindi io credo che ci siano proprio dei grossissimi problemi di verifica su quello che sono le manutenzioni ordinarie, perché in realtà per quanto riguarda lo straordinario abbiamo capito insomma risolversi a situazioni decisamente limitate, mentre tutto il resto a mio avviso fa parte della manutenzione ordinaria
che a quanto mi risulta, proprio perché è ordinaria, fa parte di una convenzione e quindi insomma, il Comune ci spende, come posso dire, ci investe risorse pubbliche a fronte però di una manutenzione che non viene comunque erogata. Grazie.